Beh, guarda, il discorso è un discorso, credo che sia, che è continuato negli anni, è un discorso anche molto semplice, mi sembra di poter dire. Io qui ho sentito delle parole significative, innanzitutto ringrazio Giovanna per aver fatto il libro, per aver, come dire, dato questa occasione per ritrovarci qui tutti insieme. E credo che alcune parole che qui sono risuonate possono spiegare bene, perché una cosa appunto è stato detto più volte il passaggio rivoluzione, è stata usata la parola rivoluzione, così come con quella battuta che anche ha fatto Giorgio Todde sull'aspetto della contenzione del fatto che Giovanna era incontenibile, e come il fatto di essere incontenibili diventa un principio che riguarda tutti. E così rendo il clima politico di quel periodo. Ecco, posso magari citare prima l'episodio perché credo che se Gisella mi autorizza io lo dico poi. Io non è che questa cosa, questa battaglia è nata così, nel senso perché appunto c'era un orientamento politico, in questo senso voglio dire, non è che la politica decide rispetto, è sempre più, ovviamente è così, forse non sarà sempre un bene, forse a volte sarà anche un male, però anche in quel periodo le cose nascevano dal basso. Allora, io mi ricordo che avevo avuto l'occasione di parlare per la prima volta con Nerina Dirindin e quando avevamo parlato dell'esperienza che facevamo, io ero il presidente dell'Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna, adesso sono il presidente nazionale, e come genitore, quindi di una persona gravemente disabile, quindi, avevo parlato con Nerina Dirindin, che aveva, come dire, lei non voleva però parole, voleva dati, voleva vedere cose, voleva capire, perché lei veniva da un approccio politico, anche professionale, universitario, molto tradizionale, certo era orientata a sinistra, ma questo era il suo approccio. Ecco, io mi ricordo che avevamo creato, e poi dopo parlando di cose concrete, cioè di dati, lei ha detto, ah no, 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 ho capito, sì, ho visto, quindi aveva rimosso il direttore che c'era prima, insomma, ha fatto delle operazioni subito, senza decidendo, quindi voglio dire questo. Mi ricordo con Gisella, poi lei mi smentirà se sto sbagliando, avevamo creato un appuntamento e la prima volta non si erano capite, cioè avevano litigato e Gisella mi aveva trovato. Questo per dire, cioè non è che sto dicendo una cosa, cioè tipo, ma questo, ma come. Questo per dire come. E questi i politici, o comunque, certo, adesso è un senatore, Nerina, però come dire, le persone che ci piacciono, cioè persone che poi però sono pronte a mettersi in gioco e a decidere, a schierarsi, chi l'ha detto Giorgio, l'ha detto Pierpaolo, a schierarsi, questa cosa è molto importante. Quindi, come dire, abbiamo avuto quindi una testa anche, non solo quindi un popolo, scusate se uso questo termine, ma anche una testa che ha preso decisioni, che forse, e molti dicono, eh sì, la conduzione della sanità ha costato l'elezione a Renato Soro, per colpa, tutte queste belle chiacchiere, poi mi sembra che c'è un rimpianto generale, almeno nei 5 anni precedenti c'è stato un grande rimpianto. Allora, ritorno alle due questioni di contenzione e di rivoluzione. Allora, io in quest'ultimo periodo, forse per esperienza personale, per quello che mi è successo, io sto capendo fortemente che il non istituzionalizzare, il non contenere tutti è veramente un'esperienza molto politica, è un'esperienza anche scandalosa, questo ce lo possiamo dire. Cioè, per me non esistono persone, e questo però appunto diventa un fatto per me importante, in cui vale spendere una vita su questo, non ci sono persone che hanno bisogno di essere contenute, così come non ci sono persone che devono essere per forza chiuse in un luogo. Questo io lo dico, e lo dico però Ettore mi ha anticipato su un passaggio, vabbè, comunque. Lo dico con la consapevolezza che è un fatto rivoluzionario politicamente. Poi sarà una rivoluzione
di un altro livello, però non c'è storia, cioè questo fatto non è un patrimonio in cui l'assessore o gli assessori hanno questo patrimonio che ne so, noi siamo contro la contenzione perché siamo di sinistra, non esiste, esistono, come dire, situazioni nelle quali invece noi ci aspettiamo che non contenere una persona è un fatto assolutamente politico, cioè quindi è la politica che deve prendere posizione, quindi non posso sentire, dico per dire, lo dico per tutta Italia, adesso anche okay, per le cose che vedo in tutta Italia, di cui, ecco, non posso sentire assessori che dicono uno mi dice una cosa, uno mi dice un'altra, cosa vuol dire? E io ho visto Nerina che ha preso, si è schierata, io ho visto persone che si schierano, persone appunto che non sono indifferenti, che dicono è così, cioè è così, non alla contenzione, ma lo dico come valore politico. Allora, su questo il clima qual è? È che Gisella ha fatto una battuta, prima io ti ringrazio molto per l'affetto, però dice perché nonostante tutto il lavoro fatto insieme anche a tanti di noi, a tanti di voi, come dire, questo discorso non è un patrimonio chiaramente politico? Allora, questo, come dire, lo lascio come spunto per tanti di noi, sicuramente per incapacità nostra, per incapacità mia, per incapacità di tutto, però non solo, ma perché è un po' scandaloso, cioè occuparsi di questa cosa e pretendere mettere nell'agenda le persone non vanno rinchiuse, le persone non vanno contenute e i luoghi di cura ci devono essere, aperti 24 ore su 24. I luoghi di cura però non sono la vita delle persone, sono posti dove ci si cura, ma non sono posti quindi questo fatto è un fatto politico e lo sento sempre più forte che questa cosa nel mondo politico crea, come dire, ma non perché non ce ne si vuole occupare, perché non è elettoralmente importante, è perché è una cosa, come dire, civilmente un po' scandalosa, capito? No, ma come fanno poi queste persone a stare in mezzo agli altri? Sì, vabbè, però quello è abbastanza grave perché lo chiudiamo, quello è abbastanza grave, ma quello gli manca la famiglia, tutti i ragionamenti in cui entri e dici, beh, certo, è vero, sì, però è... Poi invece mi sto accorgendo che politicamente questa cosa non ha senso, bisogna prendere uno schierarsi, come ha fatto Nerina, dico Nerina per dire tutti noi, che io vedo qui gente presente che su questo si è sempre schierata da questo punto di vista, e dice con chiarezza, dire noi siamo per modelli e per situazioni che prevedono la non contenzione e prevedono la non istituzionalizzazione. Dico non istituzionalizzazione non perché le istituzioni non devono dare risposte, ci mancherebbe, ma lo dico come per la vita delle persone, perché quando nasce Casamatta e si cerca di chiuderla o addirittura ci sono persone che vanno sotto processo, ma siamo matti, cioè siamo matti davvero, nel senso, questa è la verità, questa è la situazione. Quindi questa è una questione che riguarda anche questa giunta regionale deve prendere posizioni, non è un problema di dibattito fra cose giuste, beh lui mi dice così, quello mi dice cos'ha, perché purtroppo, come dire, io sono testimone perché poi trovi alla fine in un sistema, in una situazione in cui ci si ammoscia, usiamo questo termine, tu trovi situazioni e persone e piccoli gruppi che cominciano a dire sì, vabbè, però non ce la faccio più e voglio l'istituto. E capito, anche magari moderna, anche, come dire, anche cose comprensibili, io lo capisco, perché chi ha fatto una vita, come dire, lo dico perché ci sono altri genitori, però scusate se faccio questo, chi fa una vita rivoluzionaria, ovvero sia chi tutti i giorni e tutte le notti, pur di non rinunciare al suo ruolo, non chiude il proprio caro in istituto e tutte le notti e tutti i giorni ci pensa con tutti gli aiuti, con tutti i servizi pubblici, tutto quello che... però chi fa questa vita è ovvio che, come dire, può essere che alla fine qualcuno anche magari si stanca, cioè non ce la fa più, lo capisco anche, però che la politica, dopo tutta questa ricchezza che c'è in Sardegna, c'è stata in Sardegna, dopo tutte le professionalità, e lo dico parlando dei medici, non come persone che mi danno lezioni, cioè, o che danno lezioni, lo dico adesso da
da genitore, cioè non con persone così, lo dico con grande rispetto, però come dire, cioè dopo questa ricchezza popolare, sociale, che ancora dopo il lavoro fatto sulla psichiatria, dopo il lavoro fatto con i dati anche che sono citati nel libro di, che stiamo vedendo, cioè la questione sono dati, non voglio parlare di conti economici perché si risparmia sicuramente, però come dire, io sento forte nel dibattito in Sardegna, come se fosse per un dibattito fra noi, no? Che riguarda i poveretti, che siamo noi familiari, noi, non che riguarda la politica. Quindi io in questo senso, come Ettore diceva, dico, ma come mai è passato tutto questo tempo e non si applicano le cose? Cioè, ovvero sia, certo io non, adesso non ho un ruolo, quindi va bene, sono contento adesso di fare quello che sto facendo, però politico dico, di un consiglio istituzionale, però allo stesso tempo dico non è possibile che questo patrimonio possa essere lasciato diciamo al nulla o comunque a vedere il bilancino, bisogna affrontare le cose, schierarsi e poter dire sì sì e no no, poi certo che si apre un dibattito, però io sono testimone che questa questione, ho visto Gisella al primo incontro con la Dirindin, era A ed è diventato B. Quindi chi ha il dovere di governare deve governare, e governare vuol dire prendere scelte, sperando che guardi però a cosa è successo, alle storie che sono risorsa, che sono patrimonio di tutti, né di questi né di quelli, ma sono patrimonio comune, non guerre. Basta. Grazie molto.